Buonasera. Tu ti starai chiedendo, ma che cos'è? Ma chi è? Una Janara. Una Janara. Una strega che poteva incantare o sciogliere malefici. Si narra che tutte le Janare nascevano i loro potere quando compivano 7 anni. Una
essenza primigenia delle cose, di presentificarle, di dominarle, di possederle, oltre che con la lingua, con la mente. Non è un caso che, secondo la tradizione, per porre fine alle persecuzioni perpetrate da una Janara e averla così in pugno, oltre che garantire la pace anche alle sette generazioni successive della propria stirpe, il malcapitato dovesse scoprire l'identità della donna oscura, il nome appunto. I nomi non sono attribuiti alle cose per pura convenzione, ma hanno un rapporto profondo e misterioso con le cose stesse. Questa è la Janara, in trappola che ho io. Io non le ho dato un nome, ma potremmo pensarne uno insieme. Allora, è bellissima, ha questa gabbietta di ferro dove ci sono un sacco di dettagli. Adesso andiamoci con ordine. Allora, ha addirittura le lucette. Non so, non credo si vedano. Perché forse si vedono, però c'è tanta luce qui. Comunque, poi la vedremo anche nel dettaglio, adesso la vado a descrivere. A questa parte qui di Utah, tipo, sembra, con delle perline. Poi c'è il nome della nostra artista, che è Martina, e non dico il cognome perché c'è la N-word, non voglio problemi. E poi c'è questa parte qui in finta pelle, con scritto handmade, c'è un sacco di dettagli, voglio mostrarli tutti. E sotto di cartoncino, poi c'è la Janara con i suoi lunghi, lunghi, lunghi capelli grigi. Non ha il volto, ha un vestitino viola con un mantello nero e una gonna di juta e nera. Ok, è un vestito, non so, una gonna. Poi ha una scopa e sembrerebbe scalza. Sono dei sassolini, del muschio a terra e delle altre erbe. Poi c'è un sacchetto col sale. Poi c'è un unguento come il vento. C'è questa boccettina di vetro. Un pezzo di legno che potrebbe essere un albero tagliato con una pietra. È una piccola falce, ecco, diciamo così, dove c'è una scritta, una specie di pergamena con scritto, non riesco a leggerla tutta perché è scritto in piccolo, ma c'è scritto unguento, mandami alla noce di Benevento, sopra acqua e sopra, et sopra credo vento, et sopra vado
Quello lì è l'albero di noce fatto di carta, a cui sono appesa una chiave, un ferro di cavallo e un quadrifoglio. Bello, bellissimo, ha un sacco di dettagli, è troppo bello. E poi la Yanara si può tenere appoggiata da qualche parte oppure si può anche appendere, perché c'è anche il suo anellino con tutte le perline che sono di legno. Argentate o di legno. È stupenda, poi anche le lucette, quindi è una cosa super wow, proprio bella, bellissima, cioè è veramente magica, una cosa magica, un'idea bellissima, soprattutto perché ha un significato molto profondo, ma anche l'idea stessa è bella, non so descriverla, talmente che mi è piaciuta. Infatti quando Martina mi ha contattato ho guardato le sue idee, tutto, ho detto sì. Mostro volentieri perché cioè, io lo so, creatura, che ne vuoi una anche tu adesso. Fammi sapere cosa ne pensi, creatura della Yanara. Mi raccomando, dobbiamo scegliere un nome insieme perché sarà la Yanara del mondo di Kuthaism. Quindi è la nostra Yanara. Quindi commenta qui sotto.